essere Barbara. Noi saremo pronti se ci siede. Il commissario sta arrivando. Ah, ecco, lo aspettiamo ancora. Sì, stiamo aspettando quello. Perfetto. Ci siamo? Bene. Con grandissimo piacere introduco, solo per salutare e dare il benvenuto al senatore Guido Castelli, commissario straordinario del governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio e Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici del 2016. Grazie senatore, grazie di essere qua, grazie Guido che ha accettato il nostro invito, che sarà intervistato dal giornalista di Libero Francesco Specchia, che ringrazio molto per la sua cortese collaborazione. Prego. Non sentiamo ancora, dottor Specchia, non la sentiamo. Qualche problema di microfono. Provare a staccare le cuffie forse. Senatore Castelli, a lei la sentiamo? Io la sento perfettamente, professore e caro Francesco, se mi è consentito. Ma certo, ecco. Perché nella statistica dei nostri rapporti c'è sempre stata una gran bella frequentazione. Assoluta, da quando tu eri sindaco di una delle più belle città d'Italia, che è anche quindi una delle più belle città del mondo, diciamo la verità, anche perché è la mia città natale, Ascoli Piceno. Non c'è dubbio su questo. Una città fuori misura, veramente. Ah, completamente. Soprattutto per bellezza, diciamo la verità. Ecco. Per bellezza fuori misura. Bene, aspettiamo un secondo che il nostro intanto, guarda, la prima domanda te la faccio io, cioè, intanto che aspettiamo. Assolutamente. Diciamo così, come ti ha accolto questo, che noi siamo stati naturalmente, tutti noi che ti conosciamo siamo stati molto contenti, un po' sapendo la storia di quella zona che è stata colpita dal terremoto, siamo stati tutti molto contenti della tua nomina. Ecco, come ha colpito te, diciamo, come, in che momento ti ha preso, come ti sei sentito, anche perché, diciamo, ho letto tutta il titolo che hai ricevuto come commissario straordinario, è decisamente molto 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 impegnativo, diciamo, anche come assunto, diciamo, delle cose da fare. Ecco, come ti sei sentito in quel momento, diciamo così? Ma allora, sicuramente onorato della fiducia che il governo mi ha voluto dare, ma anche molto preoccupato, perché io nella mia vicenda istituzionale, diciamo, che ho vissuto la questione del sisma del Centro Italia del 2016 in tutte le versioni istituzionali. Il 24 agosto del 2016 ero sindaco e, ahimè, dico una cosa che sicuramente riguarda l'aspetto drammatico di questa vicenda: Arquata del Tronto è a 30 km da Ascoli, come sai, come sanno i presenti, e quindi a me è toccato anche svolgere funzioni istituzionali estremamente dolorose, come veramente sottoscrivere i certificati di morte delle persone, delle vittime di Arquata, perché quel comune era stato devastato, non era più in grado di funzionare nemmeno per le attività amministrative elementari. Pronto? Ecco, Specchia. Ecco, mi sentite? Molto bene. Molto bene, grazie. Grazie. Ecco. Allora può continuare. Ecco. Io avevo fatto una domanda giusto per sapere come stava il mio caro amico Guido Castelli, ma può continuare lei, prego.
No, di nuovo, siamo di nuovo senza audio, non so che succede. Allora completo il mio ragionamento, Francesco, professore. Dopo aver fatto il sindaco, quindi aver attivato quel che ero capace di fare proprio nel corpo a corpo con la prima emergenza e poi con la prima fase complicatissima della ricostruzione, sono stato assessore regionale alla ricostruzione, quindi ho assunto una competenza che già si irradiava su un'area piuttosto vasta, perché sapete che le Marche rappresentano il 64% del territorio del cosiddetto cratere. Dopo queste esperienze è venuta la nomina a commissario alla ricostruzione e, lo dico ai presenti, anche alla riparazione, cioè per la prima volta è stato assegnato a chi pro tempore deve occuparsi proprio della ricomposizione del tessuto edilizio anche il compito di curare il ripristino o comunque il mantenimento del flusso minimo vitale, economico, sociale, che nel frattempo che si ricostruisce non deve essere annientato, proprio per giustificare anche l'importante sforzo pubblico che lo Stato italiano sta facendo per la ricostruzione del 2016. Considerate che nella storia repubblicana sicuramente questo è stato l'evento calamitoso che per dimensioni del cratere e per entità del danno non ha precedenti o comunque rappresenta in me il più grave. 8.000 km quadrati, un cratere che va da Fabriano a nord fino all'Aquila a sud, da Spoleto a ovest fino a Tolentino, Camerino, le zone dell'entroterra maceratese. 26 miliardi e mezzo l'entità del danno, quindi possiamo comprendere le dimensioni, fra l'altro, di un'attività, ma lo diremo probabilmente con Francesco Specchia, che deve essere anche condotta in una fase della storia dell'uomo e del mondo molto molto complicata. Io sono solito ricordare, professor Kelly, che con questa esperienza della ricostruzione del sisma 2016 abbiamo definitivamente archiviato quello che era il principio del com'era dov'era, ovvero l'idea che nel momento in cui si manifesta una calamità naturale così radicale e distruttiva si debba provare a far retroagire tutto alla situazione quo ante. In realtà così non è e così non deve essere, proprio perché il nostro scopo, la nostra funzione è quella di interpretare dinamicamente la ricostruzione in maniera tale che il disegno del tessuto edilizio e delle superfici su cui si interviene sappia intercettare ciò che nel frattempo si prefigura nell'orizzonte del mondo. E nel nostro caso noi abbiamo incrociato le due grandi transizioni, quella digitale e quella ambientale. Sarebbe stato massimamente negativo e sicuramente non corrispondente all'interesse pubblico quello di non rendersi conto che ricostruendo si deve innovare, che ricompaginando il patrimonio si deve aver cura di provare ad allinearlo a quelle che sono le grandi sfide che la modernità ci porta davanti. E poi è evidente, io continuo a parlare così, faccio come gli sparring partners che al mezzo square devono intrattenere. Se no costringeresti me a parlare, quindi ti ringrazio molto. Perché non lo so cosa sta succedendo. Pronto, mi sentite? Ecco, l'epifania di Specchia. Molto ecco. Ecco. Scusate, ma c'è qualcosa che non va nei nostri computer, probabilmente c'è un complotto, come si dice in queste circostanze. Però adesso scusate, funziona adesso molto bene. Prego, prego. Bene. Allora, no, infatti, tanto saluto tutti, scusatemi, ma ovviamente le circostanze tra Gaza e tutto il resto ci impediscono di essere lì fisicamente, siamo ancorati alla redazione ad aspettare e ad ascoltare gli eventi, come tutti noi. Saluto il Festival, ringrazio il Festival Statistica che è sempre un appuntamento straordinario e tradizionale per tutti, è sempre molto innovativo ogni anno che passa, e ovviamente Guido Castelli, a cui mi lega un'amicizia e una stima reciproca da tempo immemore. Castelli lo conosciamo tutti, ex sindaco di Astroli, ora è senatore, è stato assessore al bilancio per la regione Marche e soprattutto è un uomo non solo di numeri ma anche di palinsesto, come direbbero quelli della televisione, cioè uno che è in grado di organizzare e ha una competenza a 360 gradi su tutti i settori dello scibile amministrativo. Quindi
lui stava parlando di ricostruzione in atto, io volevo chiedergli, appunto lui parlava del discorso del fatto che oltre ad essere commissario per la ricostruzione, è commissario per la riparazione. Allora, giusto per tagliare i tempi e arrivare nel cuore del problema, volevo chiedergli appunto cosa ha intenzione il governo nella figura del commissario di fare per sollecitare, per ristrutturare una situazione che è quella dello spopolamento della dorsale centrale dell'Italia. Cioè, paradossalmente noi assistiamo progressivamente dopo il terremoto ad uno spopolamento, una disattivazione anche industriale del territorio. Quindi c'è un problema serio, devo dire, che pochi considerano, perché poi delle Marche, l'Umbria, una parte degli Abruzzi sono considerati un po' i figli della serva, parliamoci chiaro adesso, dal mainstream, soprattutto giornalistico, ma in realtà sono dei principi, degli elementi cardine nella macchina amministrativa del paese. Grazie Francesco, grazie soprattutto delle belle parole che non merito, ma che registro con molta soddisfazione. Allora, come giustamente te hai osservato, lo dicevo prima anche al professor Kelly e ai presenti, questi nostri territori dove si è abbattuta la furia del sisma con 4 eventi di portata inaudita, riguardano, questi territori erano già in crisi prima del 24 agosto. Esatto. La traiettoria discendente era già evidente, resa documentabile da tanti valori. Voi considerate che la regione Marche, che fino ai primi anni del terzo millennio, nei primi anni del 2000, era la settima regione manifatturiera d'Europa, era già connotata da tante criticità. Quindi il terremoto non ha fatto altro che stressare ulteriormente una situazione che aveva delle difficoltà. Dal punto di vista anche demografico, questa situazione era già ingravescente e il sisma ha ulteriormente prodotto degli effetti. La crisi demografica si è accentuata a causa anche del sisma. Banca d'Italia proprio recentemente ha dedicato uno studio a questo aspetto. Voi considerate che il tasso di natalità all'interno del cratere è un tasso di natalità di 5,7, che è comunque superiore anche al pur, come dire, problematico tasso di natalità italiano. Lo stesso discorso per quanto riguarda anche lo spopolamento. Io ho fatto i conti, noi abbiamo perso circa 36.000 abitanti in questi 7 anni, meno 6,3, con picchi del 20% nelle zone più colpite e devastate. Fuori cratere, nelle stesse regioni, diciamo che la perdita è stata meno pronunciata. Insomma, quello che volevo dire è che il terremoto è qualcosa che ha aggravato una situazione già esistente, ma che richiedeva, come dicevo prima, una strategia. Il governo Meloni ha voluto definire nei compiti del commissario anche questo aspetto della riparazione. Concretamente, come si traduce in azioni e strategie? Nel fatto di poter disporre di una somma molto importante, circa 2 miliardi di euro, per poter creare le condizioni che soprattutto tendano, dal punto di vista dell'infrastrutturazione pubblica, a rendere i nostri territori più connessi e anche più sicuri, perché queste sono due precondizioni di un'area appenninica che, ripeto, ha delle difficoltà che non sono facilmente superabili, ma che sicuramente presuppongono una cosa: il miglioramento dei collegamenti, il miglioramento delle connessioni. Ecco perché una parte di quel 1,8 miliardi lo stiamo utilizzando proprio per la creazione di un sistema di viabilità più acconcio a quelli che sono i blasoni di un centro Italia così comunque carico di storia, di passioni e di arte, ma anche attraverso una profonda azione di digitalizzazione. Cioè, noi siamo partiti da questo presupposto: la crisi demografica è fortissima, dobbiamo, in attesa che politiche di governo incidano sulla capacità riproduttiva del popolo italiano, che non è nelle disponibilità del commissario pur straordinario alla ricostruzione, incrementare, ma cercando di favorire la mobilità, cioè ridurre il tasso di isolamento, facendo in modo che i 138 comuni del sisma possano in qualche modo creare una rete, un network istituzionale in cui
all'insegna del principio unicuique sum, a ciascuno possa essere tendenzialmente assegnata una funzione, anche perché, e chiudo questa prima risposta, forse un po' verbosa da parte mia, che il cratere ha una caratteristica morfologica molto eterogenea, perché nel cratere c'è ci sono città importanti e significative come Macerata, Fabriano, Ascoli Piceno, Rieti, poi ci sono proprio i luoghi più ameni, i nidi delle aquile che sono incastrati, incastonati nei sibillini dove ovviamente i problemi sono diversi. La risposta secondo noi è quella di creare una strategia complessiva del centro Italia che attraverso la ricostruzione abbia un'occasione di rilancio o di riduzione dei rischi di deindustrializzazione, di riduzione demografica. Perfetto, ricordiamo a tutti che la competenza specifica del commissario Castelli è, ribadisco, ai comuni delle regioni ovviamente toccate dal sisma, Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, quindi per tutti gli interventi specifici dal 24 agosto del 2016 ad oggi. Quindi, ritornando a questo discorso della ricostruzione, volevo chiedere a Castelli come ha deciso il governo di trattare la ricostruzione tenendo conto dei due capisaldi fondamentali del PNRR, che sarebbero la rivoluzione digitale e la transizione ecologica, la transizione ambientale, tenendo conto di un fatto che soprattutto a livello ambientale siamo molto in ritardo e poi c'è una sorta di diktat da parte dell'Unione Europea il fatto di mettere in norma i nostri edifici. Si parla di 12 milioni di edifici sul territorio e molti di questi edifici sono edifici antichi e sono edifici sistemati proprio sulla dorsale appenninica, che è quella che riguarda la competenza dei Castelli. Quindi come si può fare e che strumenti avete messo in atto per cercare di risolvere la situazione? Allora, innanzitutto preliminarmente noi abbiamo indicato nella sicurezza del nostro patrimonio edilizio un elemento pregiudiziale preliminare. In concreto, come abbiamo provato a ricostruire tenendo conto di questa esigenza? Facendo precedere il nostro intervento di ricostruzione da una serie di analisi di microisolazione sismica che hanno consentito di individuare, purtroppo siamo riusciti a farlo nelle ultime settimane, nel senso che io sono commissario da 10 mesi, le zone in cui operano faglie sismiche attive e capaci. Dicesi faglia capace quella che può produrre energia distruttiva. Noi nel centro Italia non ricostruiremo lungo le zone limitrofe alle faglie attive e capaci. Secondo tema, abbiamo aggiornato i piani di dissesto idrogeologico delle aree dove dobbiamo ricostruire. Questo vuol dire che noi non ricostruiremo dove il livello di compromissione idraulica è tale da far presagire un rischio. Ecco, abbiamo cercato quindi di aggiornare le mappe, di attualizzare gli interventi in maniera tale che la sicurezza possa essere associata per quanto possibile alla vita nel cratere. Toccando questo discorso mi viene in mente una domanda. Voi siete accordati ovviamente, credo, in questo genere di operazioni col commissario dell'acqua, che nomen nomen è il commissario che gestisce praticamente tutta l'emergenza idrica. Ricordiamo a chi ci ascolta che c'è un problema relativo anche alla perdita, alla dispersione dell'acqua in tutto il territorio italiano, in particolare al sud, si parla dal 42 al 56%. Quindi questo problema ce l'avete ben chiaro, credo, no? Ce l'abbiamo ben chiaro e una parte del fondo complementare sisma è stato utilizzato proprio per rafforzare i meccanismi di monitoraggio e intervento lungo i sottoservizi idraulici almeno di 3 province, ricomprese ad esempio del cratere Marchigiano. Abbiamo voluto quindi dotare quelle che sono le reti idrauliche di meccanismi che fra l'altro sono piuttosto, diciamo, noti ma non sempre frequenti nella gestione delle tubazioni idrauliche dell'acqua potabile, in maniera tale che si possa ridurre tendenzialmente il tasso di dispersione. Noi siamo quindi tendenzialmente su livelli di dispersione meno gravi e migliori del resto d'Italia. Non lo dico con vanità, non è che tutto vada bene. No, certo. Dico però che abbiamo una strategia, cioè io personalmente ho voluto evitare un atteggiamento situazionistico puntuale che prescindesse invece da un quadramento generale, perché se io voglio ridurre o frenare il rischio di spopolamento devo proporre a famiglie e comunità una, non solo immagine, ma una situazione in cui gli elementi di sicurezza possano essere percepiti e praticati in maniera concreta e reale. Ecco, da
questo punto di vista sicurezza e anche ovviamente sicurezza sismica. Noi vogliamo che, ad esempio, e da questo punto di vista abbiamo chiesto e ottenuto al governo di poter aggiungere al contributo per la riparazione dei danni occorsi alle case anche la possibilità fino al 2025 di disporre del famoso 110%, cioè 110% verso il quale sono molto critico, in realtà nelle nostre zone può consentire un rafforzamento in senso antisismico del patrimonio che ripariamo in senso locale. Io, per non fare polemica, ma la faccio ovviamente da giornalista, il 110% che lo stesso ministro Giorgetti ha ritenuto una iattura, non tanto per lo spirito nobile da quale era partito, ma quanto poi per la sua realizzazione. Parliamo poi di una ricapitalizzazione contabile del credito d'imposta che ci ha portato lutti incredibili dal punto di vista della fiscalità. Ci sono 20 miliardi di euro che noi dobbiamo pagare ogni anno da qui ai prossimi 4-5 anni proprio per cercare di sopperire a questo grosso problema, a questo buco che si è formato nel bilancio dello Stato. Il 110% però, in una chiacchierata informale che ci siamo fatti con Castelli, è stato anche un problema per i paesi toccati al terremoto, perché poi volevo appunto che Castelli lo ribadisse adesso, ma illustrasse in modo più articolato, forse era meglio utilizzare in quei paesi il sisma bonus, perché ci sono dei problemi seri, mi pare, sui cappotti, per esempio, o no? Esatto. Allora, guardi, io sono portatore di questa tesi, che credo abbastanza ragionevole e oggettiva, ovvero, innanzitutto il 110, per come l'abbiamo conosciuto in Italia, per noi è stato un problema nel cratere, perché ha distolto tantissime imprese che si sono orientate legittimamente verso lavorazioni più remunerative e anche più semplici rispetto a quelle che, voglio dire, facciamo abitualmente per sistemare gli edifici danneggiati dal sisma, ovvero è stato un attrattore che ha distolto forza lavoro dal cratere. Poi cosa è successo? Quando sono cominciati i problemi di cui appunto anche lei ha dato evidenza, ovvero i cassetti fiscali erano pieni, stracolmi, non si riuscivano a svuotare, le imprese sono tornate a lavorare nel cratere, però sono tornate fragili, deboli appunto, con una capacità patrimoniale molto ridotta. A quel punto io ho chiesto e ottenuto una cosa che secondo me è sembrata appunto ragionevole. Noi nella ricostruzione abbiamo dovuto fare i conti l'anno scorso con l'inflazione e quindi il contributo che solitamente su base parametrica assegnavamo ai vari terremotati risultava insufficiente. Allora, certo, per affrontare l'aumento dei costi, spesso indotto anche da manovre fraudolente, comunque sia oggettivamente dall'inflazione, abbiamo chiesto che, al di là di quello che accade nel 110 classico, che ora spirerà, finirà, voglio dire, la sua tormentata vicenda, abbiamo chiesto che fino al 2025 i proprietari di case danneggiate dal terremoto possano aggiungere al contributo sisma, divenuto insufficiente nel frattempo causa inflazione, anche il 110, ma con particolare enfasi e attenzione alla parte sisma bonus, perché noi dobbiamo garantire che la casa, una volta riparata, si presenta, presenti forte e resiliente alla prossima scossa, perché noi lo sappiamo che ci sarà la prossima scossa. Questa cosa è stata l'occasione per fare anche una piccola polemica nazionale. Io ho detto, fatto 100 tutto quello che abbiamo speso come Stato italiano per il 110, quindi quei famosi 120-130 miliardi, solo il 5% è stato indirizzato verso il sisma bonus, perché tutti hanno tendenzialmente scelto di fare cappotti, pochissimi di rinforzare strutturalmente le case. Questo nei 3.000 comuni che si trovano nelle zone più ad alto rischio sismico è stato un grave sbaglio, e da qui la mia considerazione, perché se in una zona altamente sismica abbiamo fatto un cappotto senza pensare a rinforzarla dal punto di vista sismico, alla prossima scossa dovremo toglierlo il cappotto per vedere se ci sono le lesioni, e questo renderebbe ulteriormente pittoresco, se non dire, per non dire peggio, l'intervento di chi magari ha cambiato gli infissi, ha fatto spendere tanti soldi al sistema, ma non si è curato del fatto che, anche abbastanza elementare, in zona sismica, è un terzo dell'Italia, quello in cui un danno sisma può essere altamente rischioso, era necessario prevedere prima. Quindi io non ho nulla contro il green, ma in Italia prima del green c'è la sicurezza sismica.
In Italia si chiede il certificato energetico quando si fa una transazione immobiliare, non si chiede nulla per quanto riguarda l'adeguatezza sismica. E negli ultimi 30 anni l'Italia ha speso 600 miliardi di euro per poter riparare i danni da terremoti, dal Belice in poi. Ecco, si tratta anche di una questione di finanza pubblica, insomma. Sì, infatti, finanza pubblica e poi, come ribadiamo, il discorso della sicurezza e della sostenibilità. Sì. Proprio sulla sicurezza volevo farle la domanda, cioè a che punto siamo sulla safety edilizia, praticamente in rapporto appunto con la sicurezza, e che cosa mettete in atto con le aziende, con le imprese che procedono alla ricostruzione, e anche per esempio il rapporto, che non è proprio di sicurezza, ma c'entra anche la sicurezza, con le comunità energetiche rinnovabili, e che tipo di protocolli avete messo a terra praticamente? Allora, sempre nella logica della sicurezza abbiamo fatto due scelte sostanzialmente. Innanzitutto noi abbiamo introdotto delle premialità sia per quanto riguarda i tempi di realizzazione dei cantieri, sia per quanto riguarda le maggiorazioni che riconosciamo ai terremotati per tutti coloro che scelgono di operare, come dire, nel senso di aumentare l'efficienza energetica del loro bene. In particolare per quanto riguarda le scuole, noi abbiamo varato un piano scuole importante, perché riqualificheremo 300 e più edifici scolastici del centro Italia, fuori e dentro cratere, e abbiamo stabilito che ove necessario procedere a demolizione e ricostruzione, questo tipo di scelta debba comunque raggiungere il livello di efficienza energetica NZEB. Nei geroglifici di chi pratica questi temi del GSE, NZEB è il massimo possibile di efficienza energetica. Questo dal punto di vista della ricostruzione. Dal punto di vista poi delle risorse, che invece, come dicevo prima, riguardano la ridefinizione strategica delle funzioni dell'Appennino centrale, abbiamo primi, devo dire, allestito una serie di bandi per promuovere le cosiddette comunità energetiche. Ora, sulle comunità energetiche bisogna essere molto schietti e molto leali. Sono argomenti culturalmente molto suggestivi, perché, come direbbe qualcuno, piace da Che Guevara a Madre Teresa, sono tutti vicini alla comunità. Una grande chiesa. Devo dire, lo dico da ex sindaco e da assessore, da ex assessore di costruzione della commissione della ricostruzione, poi l'attuazione pratica è molto complicata, perché spesso le cabine primarie che devono poter poi ricevere l'energia prodotta dalla comunità non sono sufficienti, c'è un ritardo tecnologico e infrastrutturale proprio nel trasferimento delle energie, quindi ci sono tutta una serie di questioni che ci renderanno... Credo ci siano per esempio 68 milioni di euro ancora sul piatto, mi pare. Esatto, no? Li abbiamo assegnati, ora abbiamo 25 comunità energetiche che cerchiamo di avviare, e siamo un po' le cavie d'Italia, perché anche il Ministero è in animo di fare un programma del genere, anche molto più importante, ma noi del Centro Italia ci siamo portati avanti e quindi saremo gli sperimentatori di queste comunità, che sono una grande intuizione, che hanno stimolato anche la collaborazione fra comuni, perché lei pensi, Specchia, che il 90% dei comuni si è consorziato per proporre 105 progetti di comunità energetica. Quindi è un fatto positivo, cioè l'idea del solipsismo del sindaco di paese che vuole fare tutto da solo l'abbiamo ampiamente superata, cioè il sisma ha stimolato un atteggiamento civicamente orientato alla collaborazione. Ora dobbiamo essere all'altezza, ma come è noto, mettere e fare in modo che la spina degli apparecchi di casa del cratere possa poi attivare tutte le potenzialità della comunità energetica è un po' complesso, però del resto ci siamo straordinari, almeno nella definizione amministrativa, per questo, quindi ci cimenteremo anche su questo esperimento. E invece il vostro rapporto con le imprese private nella ricostruzione qual è? Allora, fermo restando che la burocrazia è notizia di oggi, la burocrazia a livello, sia a livello centrale che a livello localistico, regionale e provinciale, fa un danno. Oggi c'è un dato di CGA che cito appena arrivato alla redazione: sono 146 miliardi di euro sprecati, quindi voglio dire, oltre alla grande bolla di inefficienza, chiusa parentesi.
No, no, è una parentesi che è bene mantenere aperta anche perché dobbiamo essere onesti fino in fondo. Io dalla mia esperienza, lo condivido anche con il Festival della Statistica, posso dire che un pezzo delle soluzioni al problema della burocrazia sta nel fattore umano. Io ho imparato a capire, ripeto, da sindaco prima, da senatore e poi da commissario successivamente, che la categoria degli operatori pubblici si divide in due grandi matrici. C'è chi ferma e c'è chi firma. Noi dobbiamo sviluppare una cultura della firma. Noi dobbiamo evitare che l'operatore pubblico debba avere paura perché c'è un sistema che magari penalizza chi decide e che lo espone, apro e chiudo la parentesi, parlo dell'abuso di ufficio, che è un elemento che intossica l'ambiente amministrativo. Noi non dobbiamo pensare che si presuma la colpevolezza all'atteggiamento fraudolento. Questa è una grande sfida per risolvere la burocrazia. Poi va semplificato il tutto, ma guardate, io sono stato sindaco proprio negli anni complicati, post Monti, della necessità di recuperare i saldi di finanza pubblica. Nessuno mi toglie dalla mente che spesso e volentieri l'ipertrofia delle regole, la sovrapproduzione di norme derivasse dall'esigenza di non spendere, cioè creare un sistema che produceva un risparmio implicito a causa delle complessità delle procedure. E poi si ha un bel dire, ora che c'è il PNR, che dobbiamo spendere, 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 ma se tu la macchina l'hai lasciata 10 anni criminalizzando la spesa pubblica, è evidente che è abbastanza difficile poi nel volgere di qualche mese fare in modo che quella stessa macchina possa andare a 220 all'ora. Ma chiusa la parentesi, non c'entra la ricostruzione. Noi stiamo semplificando tantissimo. Io ringrazio il governo che mi ha munito anche di poteri non straordinari, non ho la criptonite, però ho la possibilità di definire, limare, correggere. Per farlo devo ascoltare le aziende, devo ascoltare i professionisti, non devo criminalizzare nessuno. Poi è evidente, noi abbiamo un problema serio che probabilmente per la dimensione del danno abbiamo saturato la capacità di costruzione delle ditte locali. Quindi anche prossimamente con Certo. ANCE io ho chiesto e ottenuto dal presidente Brancaccio che vi fosse un workshop che ha sostanzialmente il titolo Venite a lavorare nel cratere, perché guardate, la sovrabbondanza di offerte anche nel mercato delle costruzioni sta rendendo anche nel cratere molto frequente il fatto che vi siano gare deserte. Questo è un tema tutto italiano, però noi stiamo superando proprio la Ma capacità di gare deserte, scusi, commissario, gare deserte per il discorso dell'aumento dei costi delle materie prime, della manodopera in genere per la crisi, oppure per una questione appunto burocratica o altro, Beh, sempre. diciamo che c'è di tutto un po', ma sicuramente c'è anche il fatto oggettivo che l'offerta di lavori pubblici è 10 volte superiore a quella di 10 anni fa. Quindi la nostra capacità Concorrenza. produttiva, cominciano ad esserci problemi. Quindi legittimamente le aziende si concentrano sulle offerte di lavoro pubblico, ad esempio, più importanti, più significative. E da questo punto di vista noi abbiamo anche cercato di far ricorso ai cosiddetti accordi quadro, no? Gli accordi quadro, devo ricostruire 300 scuole, allora invece di fare 300 gare ne faccio 4 e secondo una logica unitaria seleziono, secondo cluster, operatori economici che possano occuparsi chi della progettazione in una certa zona, chi della esecuzione materiale di lavoro, chi dei servizi ausiliari di verifica che sono delle progettazioni. Insomma, noi stiamo cercando di sperimentare e in questa sperimentazione ho avuto anche la necessità di confrontarmi con ANAC, no? Con il presidente Busia. Devo dire che abbiamo condiviso delle scelte, in particolare quando ha debuttato il nuovo codice degli appalti, noi abbiamo chiesto di semplificare il meccanismo dei controlli aumentando la soglia al di sotto della quale non è necessario un controllo degli atti preventivi delle gare da parte di ANAC, cioè non si tratta di smantellare niente, si tratta di applicare il principio della ragionevolezza, quello che spesso veniva evocato da Konrad Adenauer, che diceva che la politica è avvicinare il possibile al desiderabile, cosa che provo a fare sempre. Non sempre No. avviene, botta su. Esatto. No, per parlare proprio di cifre, essere molto più pragmatici, quanto è stato stanziato? Si parlava di 27 miliardi,
Per fare un resume di Frontex, ci sì. ascolta. 27 miliardi per la ricostruzione totale, quanti ne sono stati spesi finora? Poi volevo capire se ci sono dei fondi specifici del PNRR legati alla ricostruzione del sisma, e poi parlare di questo fondo complementare del sisma che effettivamente sta al centro, il cuore pulsante di tutta la vostra attività. Allora sì, cerco di essere rapido perché i numeri sono molti, ma del resto siamo in un ambiente cerchiamo... con i numeri. Esatto, sintetizziamo, anche perché chi ci ascolta con i numeri ci lavora giornalmente. Sì, esattamente. Allora, la quantificazione del danno è circa 27 miliardi di euro. Per quanto riguarda la ricostruzione degli edifici privati, ne sono stati stanziati 7,7, ma utilizzati materialmente, liquidati alle imprese, un po' meno di 3. Sulla ricostruzione pubblica noi abbiamo messo in campo, su un totale di 12 miliardi di cui abbiamo bisogno, abbiamo messo in campo una somma che è inferiore ai 4 miliardi. La ricostruzione pubblica è quella che sta soffrendo di più, su cui mi sto concentrando molto, per le ragioni che abbiamo appena detto, no? Di chi firma e di chi ferma e della burocrazia dilagante in Italia. Da questo punto di vista ho dato i numeri che riguardano la ricostruzione di tutto ciò che è stato danneggiato dal sisma. Poi, come dicevo in premessa, c'è il fondo complementare sisma, ovvero quella porzione di PNR domestico che è riservato al nostro territorio, che nel frangente però ha condiviso questa strategia con l'Aquila, cioè i due sismi 2009 e 2016 si sono coordinati e dovranno spendere, lo stiamo facendo, questa somma. Come l'abbiamo distribuita? 1 miliardo e 80 milioni per l'infrastrutturazione del cratere, quella a cui facevo riferimento prima. Strade, connessione, digitalizzazioni, sensoristica per monitorare sopra e sottosuolo per evitare disastri e tutto ciò che modernizza il territorio compreso fra Fabriano, L'Aquila, dicevo prima, Spoleto, Rieti e Ascoli Piceno. Poi ci sono 600 milioni che noi abbiamo destinato alle imprese, perché c'è poco da dire. La rivitalizzazione del cratere passa dall'impresa e dalle aziende. C'è stata una buona notizia, perché rispetto ai 600 milioni che abbiamo messo in campo, noi abbiamo registrato richieste per progetti che hanno un valore di 1,5 miliardi, quindi tre volte tanto. Noi abbiamo iniziato con le nostre graduatorie, abbiamo quindi potuto sostenere, approfittando della situazione contingente, quella della temporary framework Ucraina e Covid. Il temporary framework sono i regimi specialissimi di aiuto che sono stabiliti in sede europea. Noi abbiamo potuto dare risorse pubbliche con un'intensità di aiuto che arriva all'80% di fondo perduto. Questo perché si è creata questa contingenza da cose brutte, ex malo bono, mi pare dicesse Sant'Agostino. In questo senso abbiamo potuto cominciare a finanziare imprese grandi, perché non dimentichiamo che poi le Marche sono anche zone, non solo le Marche, anche l'Abruzzo, zone di grandi imprese che hanno intercettato e aderito a questa proposta, anche grandissime imprese, per investimenti sopra 20 milioni. E l'ulteriore taglio è stato un contratto di sviluppo medio tra 2,5 milioni e 20 milioni, e poi abbiamo finanziato start-up, imprese turistiche, e abbiamo anche sostenuto, in questa logica sarà gradito a chi ci ascolta, anche 4 centri di ricerca. Abbiamo pensato che anche le università potessero essere determinanti per il rilancio del cratere. Abbiamo chiesto loro però di mettersi insieme, e quindi 12 università dei due crateri, ecco, questo hanno elaborato una strategia comune, e abbiamo finanziato 4 centri di ricerca, uno a Spoleto, uno a Rieti, uno a Camerino e uno a Teramo, ciascuno secondo la loro specializzazione. E ora stiamo cercando di sostenere questi centri di ricerca anche attivando investitori che possano essere interessati a quelle ricerche, perché dobbiamo sempre tenere insieme la ricerca, l'introspezione e l'ermeneutica con il mercato e la necessità di rivitalizzare economicamente il cratere e creare condizioni di valorizzazione economica. Quindi da questo punto di vista ho descritto una situazione che qualcuno potrebbe dire tradisce il mio ottimismo. Io diciamo che ho l'ottimismo delle idee chiare che condivido con i governatori, perché questa è anche una cosa molto importante. Lei sa, Specchia, che uno dei problemi maggiori dell'Italia è questa
complicatezza questa. L'Italia è un paese istituzionalmente complicato. Allora come si fa a gestire i numeri che ho appena detto, evitando che magari le tensioni, i conflitti possano anche creare difficoltà decisionali? Ecco, abbiamo creato una cabina di coordinamento che vede il commissario straordinario al vertice. Il commissario straordinario si dota del parere vincolante delle quattro regioni, che quindi possono operare secondo una logica di macro regione, che è una macro regione del centro, che mi piace considerare anche un'anticipazione, chissà, di una modalità di azione di cui nel centro Italia c'è molto bisogno. Le faccio l'ultimissima domanda. L'ultimissima domanda, come siamo, ma proprio in un tweet, come vede dall'esterno l'opera del commissario Figliuolo su quello che sta facendo, omologo alla sua attività, però sull'Emilia Romagna? Cioè, si riuscirà a ricostruire anche lì, proprio velocissimo? Si deve ricostruire anche lì, ma quando ci sono questioni idrauliche è necessario prima programmare e verificare le condizioni preliminari alla ricostruzione. Quindi ci sono cose da fare prima e che produrranno un tempo necessario per poter vedere le cose. Non bisogna pensare che il tutto e subito sia un principio da poter essere verificato. Insomma, c'è un'attesa giusta che non deve essere lungaggine, ma che è razionalità dell'agire amministrativo. Perfetto, lei ha parlato di ottimismo. L'ottimismo è il profumo della vita, come diceva Tonino Guerra, che sarebbe stata la sua parte oggi. Ringrazio tutti, ringrazio il commissario Castelli e ringrazio il festival, ovviamente, e tutti i nostri ospiti. E niente, alla prossima. Vi saluto da Milano. Grazie, grazie anche da parte nostra. Grazie Guido. Grazie, grazie a voi. Grazie, arrivederci. Grazie. Sì.